Amici di Media Ariano, buonasera, benvenuti a tutti voi. Questa sera Big Wave sembra un po' il figlio di Piero Angela, Alberto, ma questa sera c'è un motivo, perché da stasera, e mi ripeto, parte un altro programma, un programma particolare con cadenza quindicinale, è un programma che parlerà della gente che ci piace, della gente che piace e della gente che ha da dire o da fare qualcosa, la gente da mostrare. Sembra un po' Marzullo, ma è importante questa cosa. Da oggi comincerà una trasmissione che grazie a Media Ariano abbiamo creato così, pensandoci forse 2 minuti, siamo riusciti a creare almeno il titolo di questa trasmissione, che è appunto... Coffee Break. Perché l'abbiamo chiamata Coffee Break? Perché è proprio un momento, il momento forse migliore per tutte le persone, di parlare un po' della vita, di quello che accade, di quello che ci succede. E oggi voglio cominciare questa trasmissione intanto dando il benvenuto a tutti voi che ci vedrete, con un personaggio particolare, grande musicalità, un musicista, un cantante di blasonato lignaggio. È un personaggio che sicuramente vi ricorderà, un famosissimo altro personaggio leggendario, che ormai è leggenda, ma non ve lo voglio presentare, poi scriveremo chi è, ma intanto ascoltate questo sound. That's all right, mama, that's all right with you. That's all right, mama, there's a way you do, that's all right. That's alright, that's alright, my mama, anyway you do. I da da dee 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 dee. Signori e signori, il grande, immenso Tommy Lee. Applaudite anche voi che siete dall'altra parte, ragazzi, perché lui... Tommy, come stai? Caro mio, che piacere averti qui. Io dico subito, è un privilegio averti qui, perché insomma Tommy Lee è un po' l'essenza di tutto ciò che forse è anche il mio lavoro. Io sono uno speaker radiofonico e quando ascolto questa voce, quando ascolto queste song, mi ricordano un personaggio che... tu hai nel cuore. Parliamo di questo signore che ha cambiato un po' i canoni musicali, insomma, parliamo un po' la musica, e grazie a Elvis Presley ci sono insomma dei musicisti, dei cantanti famosi, come anche grazie ad Elvis esiste Tommy Lee, Bruce Springsteen, i Beatles, che grazie ad Elvis, disse un giorno, una volta John Lennon, che se non fosse stato per Elvis Presley noi non saremmo qui. Verissimo. Chiaramente, prima di continuare questo coffee break, questo momento caffè interessante con il grande Tommy Lee, diamo spazio alla bellezza. Accanto a me, alla mia sinistra, c'è uno splendore, c'è la nostra cara Rosa Caccese, che io saluto. Rosa, come stai? Ciao Antonio, tutto bene? Tutto bene? Sì, benissimo, anzi mi hai fatto questa grandiosissima sorpresa di Tommy Lee. Tommy Lee inaspettata, guarda. Wow. E l'ho fatta apposta, anche perché poi spiegheremo sta cosa. Intanto Rosa Caccese è una collabora con noi da tantissimo tempo, con Media Ariano, quindi io devo ringraziarti personalmente. Poi c'è anche un aneddoto particolare, parleremo di me e Rosa, non pensate chissà cosa, però è una cosa simpatica che la uso come mio tornaconto personale, ma questa è una storia che magari diremo più in là. Tutto bene? Ti piace la musica? Sì che ti piace? Tantissimo. Tantissimo, tanta passione. Ho indovinato tutto oggi, Tommy. Ho indovinato l'artista, ho indovinato la musica, ho indovinato la donna. Chi meglio di me, amici miei? So che mi odierete in questo momento, però è bello questa. Va bene, Tommy, torniamo a te. Oggi Coffee Break inizia proprio con il grandissimo Tommy Lee, perché volevo cominciare in bellezza, in qualità. Diciamo che Tommy Lee, perché ancora... sono pochissimi, non lo conoscesse, è un ragazzo irpino, vero Tommy? Sì, onorato di essere irpino. Sei avellinese, doc. Sì, sono nato ad Avellino alla fine degli anni 60, non
diciamo quando, e vivo da Tripauda quando, sono, quando non sono in giro, ma poi penso di essere cittadino del mondo. E questa è la prima cosa, bellissima, per un musicista penso che sia la cosa più bella. Sono bene dappertutto, insomma. Senti Tommy, oggi dobbiamo festeggiarti, oggi ti festeggiamo, questa mezz'ora che passeremo insieme, parleremo di te e cercheremo di scoprire anche Tommy Lee, quel Tommy Lee che forse pochi conoscono, ma io mi permetto, oggi cercherò di scavare nei meandri dei segreti di Tommy Lee, proprio per capire qualcosa di più di questo artista, che sicuramente è un validissimo artista, ma ha prima di tutto una grande dignità di uomo, e quindi sono contento. Grazie. Molto bene, buono. Allora Tommy, parliamo un po' di te a grandi linee della tua storia, andiamo intorno agli anni 80, folgorato. Formai, diciamo, negli anni 80 ho formato il mio primo gruppo, ma negli anni 70 io cantavo in un coro e cantavamo i gospel, le canzoni religiose italiane, e c'è un aneddoto simpatico, che il trombone, poi il vocione da Presley poi mi è uscito, diciamo, dopo i 20 anni, dopo i 25 anni, ma negli anni 70 io avevo una vocina bianca e cantavo un po' come il cantante dei Cugini di Campania, cioè avevo questa vocina stridola, allora il prete mi metteva sempre in fondo per non disturbare gli altri, insomma canto da sempre, insomma da 6 anni avevo, poi dopo insomma quando vidi tanti anni fa c'era un programma, una rete privata negli anni 70, si chiamava Telecapodistria. Sì, sarà una delle. E trasmisero il concerto virtuale di Elvis Presley alle Hawaii. E io rimasi, essendo piccolo, non potevo capire la musicalità, la musica di Elvis Presley, ma mi piaceva il personaggio. Perché questo signore vestito bianco, con tutti questi brillanti addosso, sembrava un uomo venuto da un'altra galassia. Allora rimasi folgorato da questa cosa. Crescendo poi negli anni ho capito che insomma Elvis non era soltanto un personaggio scenico, ma era un grande artista, e negli anni 80 formai questo gruppo dedicato proprio ad Elvis Presley, con che ci sono ancora oggi, ma insomma festeggiamo fra poco i 30 anni, possiamo dire, gli anni 80, adesso siamo nel 2010, sono 30 anni di carriera, e ho ancora dei musicisti che all'epoca hanno iniziato con me, sono ancora oggi con me. Che bello, quindi c'è una cosa bellissima. Mi piace molto perché tra l'altro poi il mio gruppo è un gruppo, possiamo dire, formato in famiglia, insomma, mi piace molto questa, l'amicizia per me è una cosa importante. Poi tra l'altro il nome del gruppo era emblematico, Memphis Band. Perché si rifà Elvis era di Memphis, sì. Era dedicato ad Elvis Presley, ma anche oggi voglio dire, il nome è rimasto Memphis Band, anche se facciamo anche altre cose, diciamo poco distanti da Presley, ma è rimasto il genere è legato ad Elvis Presley. Però possiamo dire che se Tommy Lee oggi è un musicista, è un cantante di questo lignaggio, lo deve al grande Elvis. Lo devo ad Elvis, sì. Totalmente. Una cosa che a me dispiace molto, che non ho mai studiato, io sono autodidatta, io a volte mi reputo un musicista da strada, e insomma suonare con dei musicisti che sono tutti diplomati, i miei ragazzi, e a volte mi sento un po' a disagio, però me la sono sempre cavata. Molto egregiamente, tu lo sai. Anche perché, se lo so benissimo, anche perché un certo, se in buona compagnia c'era un signore, un certo Jimi Hendrix, che non sapeva nemmeno cos'era un pentagramma. Lo stesso Hendrix, sappiamo chi era, chi è diventato il grande Jimi Hendrix. Sì. Poi chiaramente dalla Memphis Band continua, cominci a risalire la china, nel senso che cominci a fare questi passi verso l'estremo e cominci ad avere successo in successo. Poi, Tommy, devo dire la verità, sì, dimmi. È nata un po' anche questa somiglianza crescendo. Ma guarda, ti devo dire, cioè io personalmente, visto che adesso dobbiamo scoprire, diciamo, le verità di Tommy, no? L'hai detto tu prima, io personalmente, non so se per umiltà o, cioè io dico la verità, vedendo i filmati di Elvis Presley, magari dei filmati che tu poi manderai dopo, sì, i libri, cioè io a volte ho vergogna di paragonare, cioè le persone mi paragonano ad Elvis Presley, anche perché alla Rai, tu sai, mi hanno sempre invitato a fare dei, che ho vinto anche come migliore interprete, come migliore anche sosia di Elvis Presley, ma io non mi sono mai sentito, oppure paragonarmi ad Elvis Presley, no. Io penso di essere un discepolo di Elvis Presley e basta.
Lo sai, c'era sta cosa, sarà chiaramente il fatto vocale, il fatto di... Sì, forse i vestiti, sai, questa cosa. No, c'è qualcosa in più, io sono convinto che ci sia. Poi c'è quel ciuffo, sì. Io... Se devo invidiarti è per quello, Tommy, guarda, sto ciuffo. Io invidio la tua, anzi, no, posso dirlo, tanto, a parte che noi siamo amici da anni, insomma, penso che lo sanno i tuoi telespettatori, ma io invidio la tua voce, perché è la voce di Big Wave, insomma. Ma dai! No, voglio dire... questa me la taglieranno perché no, mi odiano, capitano.